Abbiamo presentato la collezione Onsen, che è un lavoro fatto insieme appunto a David, e la collezione è un nuovo percorso anche secondo noi un po' di Gandia Blasco di fare dei prodotti, come dire, con un'estetica anche un po' nuova, leggeri. C'è l'introduzione comunque del tubolare in inox, la matericità della pelle, quindi tutta una ricerca anche legata a un'estetica, come dire, meno pesante, più leggera, dove ci sono dei giochi di ombre. Volevamo fare un qualcosa che fosse molto trasversale, che non ricordasse troppo il mondo outdoor, ma che fosse un qualcosa che richiamasse comunque un ambiente familiare, più a un nido domestico. Volevamo creare diversi livelli di lettura dentro del progetto, per cui una combinazione di materiali in un modo leggero che facessi proprio un disegno di una struttura complessa ma allo stesso tempo avvolgente. Ci divertiva proprio anche l'idea di contrapporre degli elementi soffici, morbidi, insieme anche magari a degli elementi forse quasi più di selleria, no? dell'utilizzo del cuoio, contrapposto proprio alla freddezza. Freddezza intesa positivamente dell'acciaio inox. Ho disegnato una collezione per Gandia Blasco, si chiama Onde, nasce più o meno 2 anni fa, e abbiamo introdotto come prima parte della collezione un sistema di divani modulari, e quest'anno presentiamo poi tutta un'estensione soprattutto legata al dining e poi alla parte lounge. E la collezione prevede tutta una serie di elementi che permettono di creare questa sorta di transizione tra outdoor e indoor, con l'idea anche di creare tutto un mondo che possa funzionare anche per lavorare nel mondo outdoor. A livello di materiali, con Onde abbiamo cercato di puntare fin da subito nel, diciamo, quello che è il core business di Gandia Blasco, che è questa lavorazione quasi artigianale ma a livelli molto alti dell'alluminio. E abbiamo cercato di trovare questa sorta di corrugato, che è questa lamiera che si caratterizza praticamente della parte posteriore delle sedute, che crea una sorta di envelope, quasi una busta, che va a contenere poi i cuscini. Il tutto viene supportato poi da una struttura metallica che viene in qualche modo enfatizzata anche con differenti colori, come vediamo per esempio in questa situazione qua. L'idea principale era mantenere il DNA Gandia Blasco della lavorazione dall'alluminio, ma renderlo più caldo e più sofisticato e avere una percezione del craftsmanship molto alta e combinare tutti questi ingredienti assieme.